se qualcuno mi aiuta magari a... Allora io farei dire due parole. Calma e sangue fuoco. Allora, chiaramente abbiamo preparato scalette ma questo tempo. Ci siamo, calma. Allora, abbiamo dei grandi personaggi nazionali, però io che sono abituato a dare risalto al cittadino, prima di tutto, voglio iniziare questa riunione, vi ringrazio ancora per la resistenza a questo cattivo tempo, con un amico, una persona come noi, non fa parte delle istituzioni, non è un leader di partito, si è messo in testa di fare un po' di informazione, di partecipare al dibattito pubblico, di fare inchieste. Ecco, il protagonismo civile. Quindi, tra i tanti amici che sono qui, c'è anche Claudio Messora, ti ringrazio di essere venuto. Mi raccomando la brevità, un blogger tra i più seguiti di questa nostra area culturale, e ci racconti perché sei qui. Grazie Claudio. Grazie Piero. Buongiorno a tutti. Un po' piacere di essere qui dopo aver vagato per l'Italia, per monti e per mari, seguendo anche le vicende tristissime del terremoto, ma ci sono terremoti anche politici, come ben sapete, che hanno bisogno di persone che rispieghino e che lecchino le ferite ai superstiti. E oggi io vorrei fare un discorso brevissimo, proprio una, ci sono tanti ospiti, ma toccate fuga di 2 minuti con un ragionamento, seguendo la linea editoriale adesso che mi ha trovato molto semplice, lineare, ragionamento che deve essere fatto per portare ai cittadini, perché non bisogna parlare soltanto alle persone che già condividono le nostre idee, ma agli italiani, a quelli, ai signori che stanno passando adesso per la piazza e non sapevano neppure che c'è una manifestazione e che magari non hanno ben chiaro ancora in che stato versano le cose del nostro paese. E allora io volevo fare questo discorso, che si richiama a un post che ho scritto sul blog qualche giorno fa. Allora, si vuole intestare una via a un signore che si chiama Bettino Craxi. Bettino Craxi è stato tutto un politico della Prima Repubblica, la Prima Repubblica che è finita violentemente per mano di un personaggio che probabilmente avremo sul palco, Antonio Di Pietro, con un'inchiesta a mani pulite, e che ha evidenziato quello che già si sapeva in fondo, ma un grossissimo sistema di corruzione, ovvero chi sale al potere non lo fa per difendere i nostri interessi, non lo fa per legiferare in nome del bene comune, lo fa per pensare ai fatti suoi, per pensare al sistema di scambio dei voti, per ricambiare i suoi elettori che molto spesso non sono i cittadini comuni ma rappresentano le lobby, le grandi lobby industriali, farmaceutiche, le banche, addirittura le lobby dei mafiosi, lo fa per ricambiare questo serbatoio di voti. E allora non lo fa nell'interesse del bene comune. Bene, la Prima Repubblica è finita evidenziando questo sistema morto. Nella Seconda Repubblica abbiamo però grossi dubbi, usiamo grosse perplessità che forse ci possiamo trovare in un sistema analogo se non peggiore. Bene, si vuole intitolare una targa a un signore della Prima Repubblica che viene definito uno statista. Ma allora ragioniamo insieme. Che cos'è uno statista? Voi come lo definireste? Uno statista. E io credo che uno statista debba essere definito innanzitutto come un uomo di Stato. Un uomo di Stato che cos'è se non qualcuno che ha il senso dello Stato? Giusto? Allora, per avere il senso dello Stato, esattamente come un astronomo, ha il dovere di rispettare le leggi della fisica, altrimenti non può essere considerato uno scienziato. Un uomo di Stato, uno statista con il senso dello Stato, deve rispettare le leggi. Scusa, mi chiami così Paolo Lombello? Totale, chi lo definisce? Lo WhatsApp poi, se ci ti mettiamo lo WhatsApp poi così vedendo, se ce la fa. Scusi. Allora io, per vedere se questo signore Bettino Craxi ha rispettato le leggi, ho fatto un brevissimo elenco. Bettino Craxi è stato condannato a 5 anni e 6 mesi per corruzione nell'ambito del processo ENSAI, il 20 aprile del 1998, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per finanziamento illecito nell'ambito della costruzione della metropolitana milanese, cioè di questa città. Ed è stato condannato a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Sì, questo signore non poteva entrare nei pubblici uffici, ma gli si vuole impostare una targa cittadina. Ma non soltanto.
prima di morire aveva già dei processi in corso ed era stato condannato anche per quelli, anche se ancora non in via definitiva, perché poi, come sapete tutti, è morto. Era già stato condannato a 4 anni di una multa di 20 miliardi di lire in primo grado per il caso Oliverian, e a 5 anni e 5 mesi in primo grado per tangenti Enel, e a 5 anni e 9 mesi in appello per il conto protezione, a 3 anni in appello per il caso Enel, e per i fondi neri Montedison e per i fondi neri dell'Enel. Ecco, quindi un signore che viene richiamato, che riceve delle sanzioni disciplinari dall'istituzione a cui appartiene, dallo Stato, non può essere definito uno statista. Ora, assodato questo, che non può essere statista non più di quanto un automobilista che infrange il codice della strada non possa essere chiamato pirata, ragioniamo su questo. La Moratti vuole intestare una targa intestata a Bettino Craxi in una strada pubblica di una piazza. Bene, per farlo bisogna applicare il concetto di benemerenza. Si fa per i cittadini benemeriti, ma la benemerenza che cos'è? Se non la rispondenza dei valori morali del cittadino di cui si vuole mettere la targa ai valori etici pubblici dello Stato. Allora Craxi, siccome non è uno statista, siccome ha infranto le leggi, siccome era un uomo dell'antistato, non può essere un benemerito, e quindi la Moratti che deve agire nel solco dello Stato di cui lei è dipendente, non può considerarlo cittadino benemerito e non può in alcun modo affiggere una targa alle pareti. Bravo! È stato del tempo, grazie!